Si è tenuta ad Alghero il congresso regionale dell'AUGO e l'associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani. Al presidente Vito Troiano e al professore chiediamo che cosa sta facendo l'associazione a livello nazionale per la sicurezza nei punti nascita. Per quanto concerne la sicurezza dei punti nascita, noi abbiamo già dal 2010 affrontato il problema con la loro ministra della Sanità Fazio, in cui abbiamo creato un protocollo di 10 punti essenziali che erano fondamentali affinché un punto nascita potesse essere definito punto nascita in sicurezza. E abbiamo portato dati concreti, perché con la commissione parlamentare d'inchiesta di cui io facevo parte nella scorsa legislatura abbiamo pubblicato un volume relativo a nascere in Italia e al contenzioso medico legale nell'ambito di ciascuna delle procure italiane. Abbiamo pubblicato un volume nel quale si evidenziava che dove i punti nascita erano al di sotto dei 500 parti l'anno e in maniera minore tra i 500 e i 1000, i contenziosi erano esponenzialmente più alti. Questo vuol dire che la messa in sicurezza risponde a una qualità di assistenza offerta alla paziente e al bambino, ma risponde anche a una tranquillità di assistenza da parte del professionista che può lavorare in maggior sicurezza e quindi offrendo una professionalità molto più serena e quindi qualificatamente molto migliore. La sua presenza era anche per la nomina dei membri della segreteria regionale. Quali sono stati quelli designati? L'AUGO nazionale ha un occhio particolare, se così si può dire, sulla Sardegna, perché la Sardegna è sempre stata un grande punto di riferimento e ha dato in maniera qualitativa professionisti anche a livello nazionale. Abbiamo votato, abbiamo avuto il rinnovo della segreteria regionale e provinciale. La segreteria regionale è stata riaffidata all'unanimità dopo il voto al dottor Nanni Uru, che è stato segretario regionale nello scorso triennio. Questo è un investimento grande che l'AUGO fa in Sardegna e lo fa anche in funzione di quello che sarà il congresso nazionale della SIGO, che la prima volta viene in Sardegna nel 2014. Si svolgerà a Cagliari, è un evento di grandissima importanza in cui il dottor Uru con il dottor Monni e con il professor De Sole e il professor Meli saranno i quattro presidenti di questo congresso nazionale della SIGO AUGO e AUGUI, che sono le tre sigle importanti che affiancano l'AUGOI nella direzione nazionale della ginecologia italiana. Il primario del reparto algherese, il dottor Giovanni Urru, è stato un po' il padrone di casa di questa due giorni. Come è andato il congresso, professor Urru? Sì, il congresso è andato molto bene, è stato denso di partecipanti sia a livello regionale e con colleghi, sono venuti anche da oltremare, colleghi e amici. È stato un bel congresso perché i relatori, i moderatori che hanno partecipato hanno dato un grande contributo scientifico, culturale e di spessore. E i temi del congresso hanno riguardato in gran parte l'ostetricia e soprattutto quello che riguarda il percorso nascita nel primo livello di assistenza, che è quello che noi in teoria dobbiamo e in pratica fare presso la struttura ospedaliera di Alghero. Poi c'è stata una piccola parte odierna che riguarda l'alterazione della statica del pavimento pelvico, dove si è discusso quale offerta chirurgico-medica è meglio dare e quale è in teoria l'optimum da dare nell'interesse della donna.